Bianciardi, oggi serviva fare i 3 punti, arrivano davanti i vostri tifosi, gara che vi ha visto subito partire bene, poi ci è voluto un po' per sbloccarla. Al termine del primo tempo, doppio vantaggio che ha spezzato, diciamo, un po' le gambe agli avversari. Secondo tempo più in controllo per voi, nonostante il rigore concesso. Ti chiedo insomma un commento alla prestazione della squadra e ti chiedo insomma se con 2 giornate ancora da giocare il gruppo vuole continuare su questo cammino, insomma, per provare a non sbagliare e vedere poi cosa può succedere in fondo. No, hai detto bene, abbiamo iniziato bene secondo me, creando tanto, creando diversi presupposti per il gol, poi l'abbiamo sbloccata verso la fine, praticamente abbiamo fatto 2 gol tra cui il secondo sul finale. Poi il secondo tempo l'abbiamo gestita, sì, secondo me dovevamo anche chiuderla perché abbiamo avuto diverse, tante diciamo, occasioni, situazioni per poter fare gol, poi c'è stato questo rigore verso la fine, ma insomma non abbiamo rischiato niente. Poi per l'ultima domanda, sì, noi siamo ancora lì, noi ci crediamo fino alla fine perché abbiamo 2 partite da giocare e giocheremo come sempre per vincere e quindi speriamo magari in un passo falso degli altri. Mi collego proprio a quest'ultima parte di domanda, ovviamente non dipende solo da voi, però ti chiedo, allora, se nel percorso avete qualcosa da recriminarvi oppure avete fatto il massimo e semplicemente arrivare a 2 giornate senza poter effettivamente essere voi a decidere, mettiamola così, è qualcosa che vi dispiace oppure era la squadra che è arrivata a questo punto, No, è ovvio, mi non quando stai sotto e devi rincorrere non dipende solo da te, tu poi possiamo fare soltanto quello che stiamo facendo, soprattutto nelle ultime giornate, ossia vincerle tutte. E noi comunque ci crediamo perché da recriminare, mi dicevi, no, vabbè, cioè, ovviamente abbiamo lasciato diversi punti per strada, soprattutto all'andata, perché poi al ritorno abbiamo fatto un percorso abbastanza netto, a perdere qualche passo falso, e però in un girone ci può stare uno o due risultati insomma, che non vanno. Però insomma, rimorsi non ne abbiamo, abbiamo creato un gran gruppo, ci troviamo bene insieme, ci divertiamo mentre giochiamo, come penso che si veda, facciamo tanti gol. Nel girone di turno ne abbiamo subiti anche di meno, perché andata soprattutto il problema era che ne subivamo tanti, quindi purtroppo manca troppo poco, però sicuramente noi siamo lì e ci crediamo fino all'ultimo, e proveremo a vincere anche l'ultimo. perfetto, Bianciardi, grazie mille, alla prossima. Grazie.